quali sono poi i singoli prodotti cluster cosiddetti, cioè all'interno del, al di sotto del cappello prodotto turistico Taranto, quali sono i singoli prodotti turistici, i singoli cluster di prodotto turistico che si potrebbero creare a Taranto? Bene, abbiamo innanzitutto un turismo urbano, che è il turismo sempre più ricercato. Il turismo urbano è un turismo di esperienze, è un turismo fatto di esperienze, cioè un turismo che ti porta proprio a contatto con la città, un turismo che porta il turista a immergersi nella città, quindi c'è questa immersione, c'è questo coinvolgimento profondo, quindi è un turismo di contatto umano, un turismo che ti fa toccare con mano l'identità, quindi un turismo del tutto autentico, perché tu sei a contatto con l'identità del territorio, con l'identità di ciascuno dei residenti, con le tradizioni della città, quindi con l'anima proprio della città. E quindi è un turismo elevatamente sensoriale, un turismo che ti fa utilizzare tutti e cinque i sensi. Ecco, questo lo possiamo, così lo possiamo definire, un turismo sensoriale, questo è il turismo urbano, che ti porta a godere la città e di tutti i suoi aspetti. E poi abbiamo il turismo culturale. Taranto è una città molto ricca di risorse storiche, risorse archeologiche, risorse culturali, però queste risorse non sono mai, come dicevo prima, diventate un prodotto turistico. Bisogna far sì che queste risorse vengano valorizzate, diventino finalmente prodotti turistici e quindi che si crei a Taranto finalmente un prodotto turistico culturale. Poi abbiamo ecco un altro tipo di turismo su cui si potrebbe puntare a Taranto, il turismo congressuale. Il turismo congressuale, il turismo cosiddetto MICE, il turismo degli eventi, un turismo sempre più importante, un turismo dei meeting, degli outdoor training, quindi degli eventi aziendali, della formazione, eccetera. Questo turismo, è chiaro, ha bisogno di una certa attività affinché diventi attuale. Ad esempio ha bisogno di tanta organizzazione, ha bisogno di strutture, ha bisogno di infrastrutture, quindi ha bisogno di tanta professionalità da parte degli operatori, e poi ha bisogno di un'expertise, quindi un'esperienza fondamentale nei contatti con le aziende.